Francesco Polantoni, il nonno, Cristiano Caccamo, il nipote, Fabio Caressa, il proprietario, Francesco Procopio, il commesso. Nella cristalleria, chi rompe paga, si vendono costosi souvenir d'amore, belli ma molto fragili. Nella cristalleria c'è il commesso in prova, Procopio. Buongiorno. Ma no! Lei in prova. No. È il mio primo giorno, lei ma non prova. Qua, proprio qua, diciamo, il mio primo giorno. Ma potevi fare un'altra volta sta cosa? No. Si poteva fare la prossima puntata. No, proprio tu sei in prova, sei il commesso del negozio. Dal nome del negozio, chi rompe paga, è chiaro che qui, anche per i dipendenti, la regola è ferrea. Sì. Chi rompe paga. Paga. Ma pure se mi rompia. Certo. E quindi se si rompe qualcosa qua rompo, pago io. Paghi tu. Ho capito. I due predecessori non solo sono stati licenziati, ma hanno anche pagato i danni. Hanno anche pagato, quindi fine mo stiamo a zero a te. Esatto. Mo sì. Ok, mo tocca a me. Il proprietario è il dottor Fabio Lasagna, che osserva da sopra. Ecco. Ecco, Procopio, mi raccomando, Salve, buongiorno. Buongiorno, signor Lasagna. Procopio, lei sa quali sono le regole? Sì, sì, la sa, l'importante è arrivare alla casa. Stia attento e non rompa nulla, è quello che rompe, paga. Procopio, però si dia una mossa anche perché poi... Io sto correndo da mezz'ora, lei adesso è arrivato, ma io sto correndo già da una mezz'oretta. Il proprietario è molto esigente. Procopio, le do un minuto, Procopio. No, signor Lasagna, non mi dovete mettere l'ansia, sennò è finito. Ma con tanti lavori, Ricky, no? Il proprietario va nel suo ufficio. Ecco... Il bravo, commesso, Procopio. Vede la prima prova. Il commesso Procopio deve prendere. Procopio. Non arrendere, che piano, mi lasciare mo. Piano. C'ho lasagna, non mi lasciare. Beh, ecco qua. Procopio. Allora, Procopio, mi raccomando, Mi raccomando, Procopio. A pensiero tranquillo. Ma fino alle 8 stasera rimane. Procopio deve prendere lo scatolone con all'interno dei nuovi gadget di cristallo. Questo sotto qua? A tema San Valentino, sì. A tema San Valentino. Devi aprirlo e sistemare i gadget negli spazi vuoti. Spazi vuoti. Ecco qua. Bravo. Tutto a posto. Metto questo qua. E questo è fatto. Questo qua. Poi? Metto qualche bicchiere. Ma tutti là li metti, no? Ma... Scusami, bicchiere tutti qua. Lì dietro alla cassa. Procopio, occhio no, cristalli, ma da fa favero! Occhio ai cristalli, Procopio, quelli ci tengo tantissimo! Non si preoccupi, questo è cristallo? Lo metto qua, signor Lasagna! Ah! Dica, vada. No, niente, stavo sistemando il cristallo a pepe. Perché stavo sentendo un rumore strano, Procopio. No, è cristallo... No, bravo. Sarei un fesso se lo mettessi qua. E invece... Invece dove lo metti? Procopio, ogni cosa al posto suo, mi raccomando. Sì, posso mettere qua? Sì. Vada, Procopio, vada. No, allora, sono Cassagna... Caressa. Caressa, Caressa! Ma io non capisco. Lei può tornare in ufficio, prego, grazie. Sì. Ma ecco che entrano due clienti, nonno con suo nipote. Aspetta. Fammi rassettare un poco, prima che entri. Vabbè, ecco qua. Piano nonno, Che ci sta. Aspetta. Allora. Buonasera. Buonasera. Devi parlare un po', un pochettino. Buonasera! Ho capito! Buonasera, visto che è San Valentino, il ragazzo vuole fare un regalo alla sua fidanzata. Allora, c'è questo ragazzo, mio nipote. Mentre il nonno a sua moglie. Allora, abbiamo bisogno di due begli oggetti un po' particolari. Ecco. Il ragazzo deve fare un regalo alla ragazza, io devo fare un regalo a mia moglie. Anche voi! Che ci può consigliare di bello? E guardate che qua abbiamo un sacco di oggetti molto carini. Accomodatevi, accomodatevi, venite, avvicinatevi a me, non vi fate. Possiamo dare un'occhiata. Ma ci mancherebbe, state attenti a non rompere niente. Il nonno comincia a toccare tutto ignaro del pericolo. Non tocchi niente. Attenzione, prendine uno. Oggi è una bellissima giornata. Sì, Come già dice, il suo tempo è una doccezza. Questo pure è bellino. Questo mi piace. L'ha rotto.
Quanto costa? La no, no. Quanto costa quello, il cuoricino rosso? Quanto costa? Il commesso inizia a proporre degli articoli. Invece il cuore spezzato. Allora, praticamente, allora ci abbiamo il cuoricino, ci abbiamo questi bicchieri con pure il supporto sotto. Sì. Questi sono bellissimi, questa è una cosa bellissima. Questa... Attenzione che... No! L'hanno rotto! Piano! Dovete sapere che il nonno, oltre a quelli evidenti, ha un altro problema. Che problema è? È a dieta ferrea ed è nervosissimo. Non può sentir parlare di cibo perché altrimenti si innervosisce e perde la testa. Quindi mi raccomando, lei inizia a proporre un po' di articoli. Facciamo il nipote guaglione e ce l'hanno mai. Guardate, c'è sta questo coso, questo portafiori, che è una cosa veramente non mi piace. Aspetta, non mi piace. Ve lo faccio vedere, scendo a spazzanere. Male? Fammi vedere questo, è bello perché c'è una cosa, un sapore di cantina. A cena con il pollo ci sta bene. No. Con il pollo. Ma no, mi mangio quattro stipendi. Di cibo. Non me lo dovevi dire. Scusa, nonno. Non me lo dovevi dire. Che è successo? Niente. Ma non mi ha dato pollo. Mi dispiace, guarda. Non ne voglio. Manca altra cosa. Abbiate pazienza. Datemi una mano, tirami su. Tirami su! No! Tirami su! Nonno! Vada a fumare questo bastone, allora vi do una soluzione. Il nonno si calma solo se ascolta le parole delle canzoni che gli ricordano la sua giovinezza. Ascetto un anni ne me ne saglietta, te saia tu, te saia tu. Yamma, yamma, goffi, yamma, yamma, funiboli, funiboli. Siete calmati un poco. No, stesso voi, andate tranquillamente, sceglietevi una cosa. Allora, no, portamelo tu. Guarda, io mi presento, mi chiamo Francesco, per gli amici Ciccio. No, Ciccio! Non dovevi dire, che bello sta vita che fa. Mi sono calmato. Portatelo su, vai. Allora, attenzione. Nonno, prendetevi il bomboniere che stanno in cima. No, ti alleni, complimenti. Vada. Bello gluteo. C'è un bel gluteo. Io sono quasi arrivati. Oh. Forza, salga. Allora, c'è anche il proprietario. Ma proprio un consiglio, sì, prego. Visto che i signori devono comprare per le persone che amano, una cosa dolce, una cosa di zucchero, una cosa... Mi raccomando, veramente. Non ci rovina mai la giornata, che questa giornata già in un babà. No, mi state uccidendo. Ma volete capire? Questa vetina è fragile come un grissino. No, grissino! Non vale così. Il grissino! Mi caro pure per le scale.